Oggi parliamo di occasioni di formazione e lavoro per i giovani nel settore delle infrastrutture, a partire da quelle collegate al trasporto aereo. L'inviata a Forlì, Chiara Romanello, ci accompagna nel centro di addestramento dell'ENAV per i controllori di volo. Vediamo. VistaJet 889 Linate, buongiorno, continui l'avvicinamento. VistaJet 889, maintain November 5. La simulazione riproduce quello che accade in una torre di controllo, decolli, atterraggi, movimenti sulla pista. Per guidare i piloti bisogna imparare un codice e una nomenclatura. Permettono ai controllori del traffico aereo di fornire delle autorizzazioni, delle istruzioni e delle informazioni univoche. I ragazzi che frequentano l'Academy di ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile nazionale, sono stati selezionati con concorso pubblico. Hanno al massimo 28 anni e almeno un diploma di scuola superiore. Serve molta calma, molta precisione e tanta passione. Per capire le esigenze dei piloti ci sono anche le simulazioni di volo. Ok, atterriamo. Dopo 10 mesi di addestramento arriva la destinazione a una delle 45 torri di controllo ENAV che sovrintendono al traffico negli aeroporti. Lì sono previsti altri 5 mesi di formazione. Il traffico è tornato praticamente ai livelli del 2019, quindi la richiesta di nuovi controllori è tornata a salire. Noi attualmente prevediamo di inviare a formazione per quest'anno circa 500 persone. Qui si esercita anche il personale già assunto da destinare ai centri radar in cui si controllano le rotte dei voli negli oltre 700.000 chilometri quadrati di spazio aereo nazionale. Io spero di diventare controllore di volo, sarebbe un sogno che non vedo l'ora che si avveri.